Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, anzitutto volevo augurarvi buon anno e spero che le feste siano andate bene, che abbiate mangiato, che abbiate ricevuto, fatto regali, che non abbiate sofferto troppo il freddo. Scusate per la luce super fredda rispetto al solito, ma gli ultimi video li ho registrati che c'era effettivamente ancora un po' di luce estiva, adesso no, quindi io sono tornata pallida. La luce è fredda, sembro un vampiro, ma ci piace così. Comunque, in questo video, nuovo video unboxing che a me piace un sacco fare, per quello li faccio, anche se probabilmente non interessa a nessuno, e unboxing di acquisti che ho fatto durante il Black Friday, quindi un botto di tempo fa, ma mi sono arrivati solo in questi giorni, su Wowo. Praticamente, grazie a una ragazza che ho trovato su TikTok, se volete, se mi ricordo soprattutto, vi lascio il nome o il link. Se lei ho potuto partecipare a un ordine cumulativo su Wowo, che sapete, non so se lo sapete, però è uno dei miei negozi cosplay preferiti, e avendo venduto un sacco di cose, ne ho prese delle nuove. Ta-da! Facciamo che tiro fuori tutto, così evito di far casino con le buste e vi faccio vedere le cose man mano. Come immagino abbiamo questo coso. Allora direi di iniziare. Iniziamo da queste, dai, che non c'entrano niente con l'altro personaggio. Allora, io ho fatto il cosplay di Yula di Genshin e cosplay non di WoW, perché costa tantissimo quello di WoW. Comunque, e quello che avevo io ha delle calze, cioè dei leg covers che sono bruttine, proprio brutti. E quelle della Wowo permette di acquistarle separatamente e con i soldi costavano tipo 13 euro. Le faccio vedere. C'è dentro qualcosa. Ok, aspettate che tiro fuori, c'è qualcosa qua dentro. Ah, ok, abbiamo queste. Che capirò poi dove vanno. Comunque, la cosa importante sono queste qui, che sono calze in simil finta pelle, ma rispetto a quello che avevo io sono davvero belle, sono piene di dettagli, oltre ad essere in questo tessuto che secondo me rende tantissimo. Vi faccio vedere. Tutti i disegni, tutti gli elementi accessori tridimensionali non disegnati come quelli che avevo prima, e poi abbiamo qui tipo tantissimi strati e il laccio è effettivamente un laccio vero con una vera cinghietta molto molto bella, l'altra è uguale ovviamente, e poi in più ci sono questi, non li ho pagati separatamente, erano dentro questo set, che immagino vadano questi cosi qua, non so esattamente dove, comunque secondo me sono tipo in plastica con queste stampe 3D, perché sono duretti. E boh, forse questi vanno tipo qua, non lo so, vedremo. Ma sono molto belli, sono fatti molto molto bene. Passiamo ai prossimi acquisti, che in realtà sono correlati, perché ho venduto la mia maid Kokomi, perché non mi ci vedo per niente, solo che mi serve per un altro evento una maid, e ho preso Ganyu, molto carino. La cosa pazzesca è che questi cosplay maid costano poco rispetto alla media dei cosplay di Genshin Impact e sono fatti benissimo. Adesso lo apro e vedrò che fa schifo e andrò a piangere, però di solito almeno Kokomi, per quanto non mi piacesse perché mi sentivo letteralmente una bomboniera, comunque era fatto davvero davvero bene. Ma vi faccio vedere prima la parrucca, perché io non ho mai fatto Ganyu, quindi mi serviva la parrucca e c'era tipo un'offerta con dei bundle e ho provato a prenderla. Avevo preso anche quella di Kokomi di nuovo, che non era il massimo, soprattutto la parte della coda,
ma con un po' di styling si può funzionare bene, basta avere pazienza. Però abbiamo la solita pallina. Ok. Allora, questa è la parrucca. È già preacconciata, io non la lascio così nemmeno se mi pagano. Però volevo provare a metterla su una testina per farvela vedere bene. Ho anche una testina nuova. Ecco qua. Allora, il ciuffo è gigantesco, ha due boccoli qua e poi il resto è normale. Cioè, effettivamente il suo styling si concentra principalmente sulla parte alta. Ho anche questo coso con un elastichino che sparirà e rifarò da capo. Comunque, non so se magari farò un video styling su TikTok, qui vedremo. Su TikTok ne ho già fatti un po' e magari faccio anche questa, vediamo. Perché è sempre difficilissimo fare video mentre acconcio. Comunque, come base non mi sembra malissimo. Non ci sono tanti capelli qui, però rispetto a quelli della coda di Kokomi sono morbidi, non sono crespissimi. E comunque lei non ha tanti capelli dietro, quindi secondo me ci sta. Direi di passare al pezzo forte, ovvero il cosplay di Maid Gani. Ci sono gli accessori divisi dal pezzo principale. Magari vi faccio vedere prima il pezzo principale, che è questo qua. È bellissimo! C'è qualche filetto da tagliare, ma nessun problema, si fa tranquillamente. È fatto così, io adesso probabilmente dovrò farvelo vedere indossato per far sì che si capisca qualcosa. Comunque è tutto insieme, questo è tipo collana bar collo, collettino. Qua abbiamo un po' di tessuto semitrasparente, un merlettino, non un merlettino, un pizzettino, la pietruzzina. La parte sul seno è fatta benissimo, è in questa ovviamente sempre finta similpelle, ma è bella modellata. Purtroppo non si può scegliere la grandezza delle coppe, ovviamente va in base alla taglia, però almeno c'è già un po' di forma e sono morbide. Comunque poi abbiamo questa fascia dorata che stringe in vita, che secondo me fa davvero un bellissimo effetto poi sul corpo. E la gonnellina con il, ecco, vedete che qua c'è qualche filetto, però con, come si chiama, apron. Dai, avete capito, non mi viene il nome. Grembiule. Ok, e abbiamo come in tutte le maid il ricamo con il nome del personaggio, in questo caso Ganyo. E niente, la gonna è super morbida e fluffosa, è mostrato solo, ma è davvero davvero morbida, e soprattutto sotto ha più merletti, più strati per fargli dare un po' di pomposità. Potete sempre comunque mettere una sottogonna se volete qualcosa in più. E poi vabbè, in realtà qua c'è il nastrino per stringere ancora di più in vita, ma dietro c'è anche il velcro. È corto come tutti i cosplay made di Genshin Impact, quindi mettete sotto il pantaloncino per sicurezza. Però è molto molto bello, non vedo l'ora di provarlo e magari lo saprò dirvi qualcosa in più non appena lo metterò su. Aiuto! Allora, c'è questa che dovrebbe essere la coda barra fiocco, dalla quale è caduta questa forcina scomparsa, insomma. E non so per quale motivo sia qua, perché non dovrebbe andare nei capelli. Però sì, abbiamo questo simil fiocchetto di un tessuto che sembra leggerissimo a vedersi, ma in realtà è rigido. Cioè, sicuramente c'è dentro qualcosa che lo irrigidisce, però è bello cangiante, luccicoso, molto carino. Poi capirò bene dove e come va messo. Un altro sacco
sacchettino, vedete il sacchettone, e poi ci sono invisible straps per da mettere sul costume per tenerlo su, comunque per dare una sicurezza in più. Poi mi ero dimenticata che abbiamo anche le cornine, che non sono in foam, non sono in plastica, sono morbide come dei peluche, ma sono molto carine. Spero siano anche su abbastanza facilmente, sono date di 2 mollette, quindi dovrebbe essere abbastanza sicuro. Sì, ok, non è che rendano tantissimo, però poi. Campanelline, che non, cioè ve lo giuro, non hanno niente. Ah no, sì, hanno un filetto, ma non ho idea di dove vadano. E anche questi hanno, come molti cosplay di Henshin, tada, lo scopettino finale e le campanelle sono vere. Potete rompere. Poi abbiamo questo. Ok, questa è una delle cose che mi piace di più di questo cosplay, a parte la forma del vestito in sé. Sembra una campagnola, una pastorella che sta andando dalle sue caprette alle 5 del mattino, ma va bene, è bellissima. Questo è un accessorio per i capelli, appunto, ed è questo nastro tutto pieno di fronzoli, merletti e pizzettini con 2 fiocchetti all'estremità e anche una catenina con le perle. Guardate, tutta un'altra storia. E questa si mette sui capelli praticamente incastrando le 2 mollette, perciò avremo un po' di peso sulla testa tra questo, cioè non pesano, però tra questo e le cornettine sarà un po' di... Realmente un fiocco vero che credo vada qua dietro, non va in basso, ma niente, ha un colore blu bellissimo, guardate quanto è luminoso e tridimensionale ed è bello fermo, saldo, non si smolla, insomma. Ah, ok, poi ci sono le maniche, giustamente, sulle quali forse vanno le campanelle. Forse sì, perché vedo che qui c'è una perlina con una piccola asola, se vedete, quindi può darsi che vadano qua. Comunque queste sono le maniche, sono separate da tutto il resto, hanno un elastichino qui e poi qua sono belle morbide, riprendono un po' la trama della parte sotto della gonna del vestito e anche il nastrino tutto incastrato nel pizzo. L'altra è uguale. Poi abbiamo 1, 2 nastrini blu, utilizzi ignoti, e infine le calze. Sono delle semplicissime parigine nere, però hanno qui il reggicalza, diciamo, anche qua col suo nastrino nero, molto molto bellino. Con questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Magari riesco a provarlo, così vi faccio vedere bene com'è addosso e vi darò le mie opinioni. Allora, in realtà volevo farvelo vedere indossato, ma scherzetto, nel senso che l'ho provato, ma c'è questa parte qui che, per il fatto che io ho un busto piccolino, è troppo lunga, quindi per essere indossabile devo un attimino accorciarlo. Il che è molto strano, perché nella versione di Kokomi mi stava quasi stretto il vestito, quindi pensavo mi andasse giusto. Però sì, tenete conto che se come me avete un XSS e soprattutto se avete poco seno, queste coppe, come potevo già anticiparvi, sono un po' grandi e non reggono bene con questi elastici qua, che vanno un pochettino accorciati. Però insomma, questa è una visione del cosplay
completo. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se avete voglia di seguirmi su tutte le mie altre piattaforme, anche se non sono mai super super attiva, però ci sono sicuramente per YouTube. E niente, ci vediamo nel prossimo video.